people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio dove siamo soli con Mario, quindi neanche Mario e Luigi. Allora, di qua non si può passare, di qua c'è un fungo cura, un po' di soldini che prendiamo più che volentieri. Qui un altro super fungo, ci sono delle X per terra, ma siamo da soli, quindi possiamo farci relativamente poco. Visto che siamo appunto soli con Mario, anello bonus, togliamolo. Mettiamo, dove sei? Il portavarizia, perché almeno non mandiamo avanti troppo Mario se troviamo qualche nemico. Allora, c'è qualcosa qui? No, perfetto. Ora si abbassa il pilastro. Il pilone, il pilastro. E allora, cos'è stato questo terremoto? Ah, quello è il tipo verdognolo. Allora anche il tipo rossastro deve essere nei paraggi. Per il momento, nuova recluta, intanto legalo. Una nuova recluta, chissà chi cavolo è. Proseguiamo, altre X sul terreno. Di qua si prosegue, sì. Allora andiamo avanti. Allora, da quanto non ne vedevamo uno? Ma saranno gli stessi a livello di statistica, intendo. Saranno gli stessi che ci sono sulla montagna? Ne dubito. Forse in realtà sì, sai. No, beh, forse sono la versione attuale. Però dovrei lasciarli lasciarli perdere, ma mi servivano un po' di soldi, quindi adesso per adesso. Minchia, che colpo. Lasciamoli stare. Li lasciamo perdere, così non avanziamo troppo da soli. Allora, dobbiamo andare da questa parte? Sì, perché ci sono un sacco di X sul terreno. Ma non possiamo farci nulla. Scendi? Ho capito, vai. È inutile che guardi il tubo, è ovvio che non puoi andare avanti. Ma guarda un po'. Fire! Queste porte qua sono abbastanza strane. Qua c'è qualcosa? No, è solo un punto di ritorno. 1, 2, 3, 4. Oh, aspetta. No, vabbè, non serve salvataggio. Siamo qua vicini. Luigi! Aiuto! Sono stato catturato! Ti libero io! Ah! Mario! Luigi! Emozione incontrarsi di nuovo. Persino il mio fazzoletto è intriso di lacrime. Ehi, Rossetto, stavo aspettando che tu arrivassi. Caro, che cos'è questo rumore? Ah! Basta, non restiamo più qui, caro. Andiamocene io e te a parlare d'amore. Ah! Chi stai dando del caro? Ma non è il caso di fare queste cose ora. Quella non è Struzzi? La tipa cicciottella che ha trionfato nella mia audizione? Caro, non chiamarmi Struzzi, mi chiamo Strizzi. Chi è? Il nome non importa poi tanto. Ah, sentito? Non sarà una passeggiata. Con i nuovi poteri di recluta, presto sarà tutto chiaro. Sì, è il potere dell'amore. Ah, non mi importa che tipo di potere sia, in ogni caso vi distruggerò. Per il momento voi due continuate a gorgogliare. Occhi tocchi. Vai via. Allora, proviamo a dargli fuoco. Ah, tra l'altro abbiamo full vita e full punti fratelli. Vediamo. Dite che lo uccidiamo con un colpo solo? No, però è a fuoco. Perfetto. Allora, proviamo a dargli fulmine. Perfetto. Madonna mia. Avrete vinto questa battaglia, ma la guerra era in mano mia. Vai via. Allora, ma quanto siamo potenti, veramente. Tra l'altro è anche in stato di difesa abbassata lei. Madonna, ma è... E tra l'altro, oh, se avesse avuto i doppi punti.
Vabbè, non importa. Non importa. 5. Yes. Ah, solo Mario? Ehi, guarda che vergogna, sei proprio inutile. Tu sei licenziata. E questo significa forse un annuncio di catastrofe? Che shock. Questa è forse una prova inviataci dal cielo. Quando avrò superato questa prova riuscirò ad avvicinarmi alle grandi stelle. È un uomo, è un uomo. Cosa? Che cacchio dice? Male che ne so. Allora, di qua si torna di sopra, non mi ricordo da che parte. Torniamo un attimo indietro. Risaliamo il tubo. Potrei farlo anche dall'altra parte e rifarlo la prossima volta, però già che siamo qui non ha senso aspettare, no? Uccidiamo tutti i nemici, così anche Luigi dovrebbe salire di livello. Ecco fatto, abbiamo ottenuto anche dei pantaloni. Ho schiacciato troppo presto, ma abbiamo ottenuto dei pantaloni. Vai Luigi, dammi un bel 5. Che sfaccim. Abbiamo ottenuto dei pantaloni, vediamo. Pantaloni antichi, fungo di razza, un poco antiquati. Ok, non so cosa faccia fungo di razza però. Ok, e tutti i fagioli sono stati presi, tutti i nemici sconfitti, non è vero, ne manca uno. Ecco fatto, possiamo tornare di sotto e risalire di sopra dall'altro tubo. Dove finiamo? Bella domanda, non me lo ricordo. Però adesso dovrebbe succedere qualcosa a livello di storia. Quindi dirigiamoci a Toadopoli. Rieccoci a Toadopoli. Siamo qui sempre per il solito giro di vestiti e funghi, per vedere se c'hanno qualcosa di nuovo. Hanno i funghi vita, che sono buoni ma non ci servono. Come ho detto, fino ad ora non siamo mai morti, il che comunque mi fa felice. Mi fa felice perché vuol dire che negli anni sono migliorato tantissimo in questo gioco. Fungo sgualciti, fungo fortunato, tanta fortuna. Quanti sono i tuoi funghi? Per 10 di meno si potrei fare, invece questi si muovono prima di Mario. Allora, per 10 di meno di difesa potrei farlo. Vediamo le tessere invece. La fungo tessera AA. Capiamoci, più funghi, più attacco e già più attacco di base. E la tessera prendi, afferra strumenti, raccogli strumenti persi ai dai nemici. Vuol dire più drop rate? Penso di sì. Allora, proviamo a prendere due a prescindere per vedere se si possono staccare e due di queste. Ok, e con le spese qui a Toadopoli siamo a posto. Voglio, prima di andarmene, fare un piccolo check up. Proviamo a mettere a entrambi la tessera prendi. Ecco qua. E a uno dei due mettiamo il Game Boy Horror SP. Voglio provare, voglio solo provare. Ci dirigiamo al castello Area Nord perché voglio provare a vedere se otteniamo più ultra funghi. Ecco, da lui. Se ne otteniamo uno o due, dipende dai nemici, ne otteniamo sempre uno. Ok, perfetto, basta. Volevo vedere se tipo si accumulava il premio e quindi guadagnavi ancora più oggetti. Ero io che flashavo. Se ve lo state chiedendo, torniamo indietro perché voglio fare un salvataggio. E ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.